il potere, diciamo, più importante è sicuramente il potere legislativo, che è il potere di approvare le leggi, cioè di stabilire nuove regole, di modificare le regole esistenti. Le società contemporanee, ma tutte le società, hanno bisogno di un continuo cambiamento nelle leggi, perché cambiano le esigenze e cambia anche la sensibilità sociale verso certi fenomeni. E quindi è necessario modificare in modo dinamico il sistema delle regole giuridiche. Questo potere, molto importante, è affidato al Parlamento. Il Parlamento è composto da deputati, 400 deputati, 200 senatori, eletti dal popolo. Quindi il Parlamento è democratico perché è direttamente rappresentativo dei cittadini, degli elettori. Il Parlamento è formato da due camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Entrambe le camere svolgono le medesime funzioni, dando così vita a un bicameralismo perfetto. Il Parlamento viene eletto con un sistema elettorale misto, per due terzi proporzionale e per un terzo maggioritario. La Camera è composta da 400 deputati. Il Senato comprende 200 senatori, gli ex presidenti della Repubblica e fino a 5 senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica tra coloro che hanno dato lustro al Paese. La legislatura, cioè il periodo di tempo compreso tra un'elezione e l'altra, dura 5 anni. Tuttavia, il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente le Camere. La funzione principale del Parlamento è la funzione legislativa, esercitata collettivamente dalle due Camere, articolo 70 della Costituzione, chiamate a esprimersi sullo stesso testo di legge. Il procedimento di approvazione delle leggi ordinarie è composto di 4 fasi regolamentate dalla Costituzione. L'iniziativa è attribuita a vari soggetti, ma più frequentemente è il governo a promuoverla con la presentazione di disegni di legge. La discussione e l'approvazione avvengono di fronte a ciascuna delle due Camere, le quali devono approvare lo stesso testo di legge. La promulgazione della legge spetta al Presidente della Repubblica, che nel caso la ritenga non opportuna o non conforme alla Costituzione, può esercitare il veto sospensivo e rimandare il testo alle Camere. La pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale e dopo 14 giorni la legge entra in vigore. Inoltre,